diciamo, tra la fotografia storica di un certo momento con il vino? Perché io, insomma, è un po' che traffico con il vino, ovviamente, e non mi è mai capitato di trovare delle etichette che avessero questa struttura, chiamiamola così, questa narrazione. Ma le hai mai cercate? Allora, diciamo che qui la cosa è doppia. Allora, da un lato, ovviamente, l'etichetta è un vestito, il vestito della bottiglia. E allora bisogna che la bottiglia abbia un bel abito, un bel vestito, che colpisca l'occhio del cliente, del consumatore. D'altra parte ci vuole che la bottiglia sia abbia un contenuto degno del vestito che la veste, perché altrimenti uno annullerebbe l'altro. E qui poi dipende dai vari produttori. Oggi molti produttori un tempo si affidavano, ad esempio, io parlo per il Piemonte, ma anche per altre regioni d'Italia, il produttore si affidava al pittore del paese che gli faceva, magari gli disegnava la cascina, la collina, il bosco. Oggi invece molti produttori vanno a cercare dei designer di fama internazionale, perché indubbiamente il cliente che entra in un'enoteca e vede una bottiglia con un semplice biglietto con su scritto il vino, l'anno e basta, mentre se vede di fianco una bella etichetta dipinta da un grosso design, da un pittore, eccetera, ovviamente va a puntare su quella lì. Quindi ecco, poi c'è l'etichetta che invece va a raccogliere proprio la storia del territorio, raccontando magari, se noi prendiamo, ci sono dei produttori che hanno ogni 5-6 anni cambiano le etichette, e tu, andando a ritroso nel tempo, ti trovi com'era anche il modo di presentare il vino 20-30 anni fa rispetto ad oggi. Ecco la storia del territorio e dell'etichetta, del vino, eccetera. Guarda, io intanto che tu stai parlando e che ti ascolto, sto andando su internet a vedere proprio collezionisti e chi sta vendendo le etichette. Non pensavo minimamente che ci fosse così tanta gente che è amante di essere collezionisti di etichette. Ma voi fate anche... Guarda, io ho cominciato... Prego, 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 prego. Io ho cominciato da bambino, ho cominciato che avevo... facevo seconda media e mi avevano dato un compito da fare a casa, una ricerca sul paese dove andavamo a fare le vacanze. Siccome io da piccolo trascorrevo le vacanze nelle Langhe, nella zona mitica delle Langhe, oggi certo, patrimonio dell'UNESCO, e allora avevo messo alcune etichette di vini incollate su questa ricerca. Poi è passato tanto tempo e ho tenuto queste etichette, qualcosa che raccoglievo, in una scatola da scarpe. E mi sono rimesso negli anni 80, quando mi sono sposato, che volevo farmi una cantina degna della casa mia, allora ho cominciato ad andare in giro alle fiere vinicole, eccetera, e ho cominciato a raccogliere etichette. Poi ho scoperto che c'era questa associazione e di lì il salto, passo è stato breve, ho cominciato a collezionare. E oggi non ne ho molte, supero le 50.000, ma non è che ne abbia poi granché. Ci sono dei collezionisti che superano abbondantemente i 150.000, 200.000, insomma. Ho conosciuto un collezionista francese anni fa che ne aveva più di 450.000 nella sua collezione, quindi insomma... Beh, certo, sì, effettivamente. Ma di ognuna delle 50.000, Franco, tu sai raccontare la storia che c'è dietro? La maggior parte sì. Grande. La maggior parte sì. Ma come avviene? Adesso tu prima parlavi dello scambio tipo figurine Panini, nei nostri ricordi 90 anni fa, quando eravamo piccoli, io e Luca, e facevamo scambio di figurine. Assolutamente sì. Panini. Ce l'ho, mi manca. E la domanda Pizza è: Balla, la famosa etichetta che figurina che mancava a tutti, certo. Portiere della Roma, Pizza Balla. Perché ne facevano poche, c'era sta leggenda. No, la domanda che ti faccio è: al di là dello scambio, sì. Ma c'è una ricerca che viene fatta? C'è una sorta di caccia? Oppure vi passate la voce? Guardate che il produttore tal dei tali ha fatto un'etichetta fichissima che ricorda quell'evento lì. Ma allora, tutti quanti iniziamo staccando si inizia staccando le etichette dalla bottiglia.
un tempo molto facile perché le colle erano molto leggere, oggi è difficile perché oggi si usano delle colle che non si staccano più dalle bottiglie. Un tempo invece era facile, bastava immergere la bottiglia in un recipiente d'acqua e dopo un po' l'etichetta era lì che galleggiava oppure cominciava a sollevarsi e piano piano si staccava. Poi c'è un altro modo, quello di scrivere alle aziende per chiedere le etichette. E molte aziende le danno, altre non le danno, eccetera, perché si teme anche che qualcuno possa contraffare le etichette per fare dei... Poi un'altra soluzione è quella di girare, se uno, che so, sabato o domenica voglia di farsi una gita fuori porta e va a visitare, oppure quando è in ferie va a visitare qualche azienda vinicola, eccetera, oppure cercare sui mercatini dell'usato. Noi qui in Piemonte abbiamo la fortuna di averne parecchi di questi mercatini dell'usato, oppure anche andare a vedere se ci sono delle tipografie che hanno stampato, che hanno dei fondi di magazzino. E poi con tutto questo materiale raccolto allora ti incontri con altri collezionisti e cominci a scambiare. E piano piano uno fa la propria collezione. Che e poi bello. Anche qui si fa la collezione o si prende tutto, come io ho iniziato anch'io raccogliendo tutto, e poi si comincia, quando cominci a darne tante non sai più dove metterle e rischi di andare fuori casa perché la tua stanza è piena di etichette, e allora cominci a selezionare o a raccogliere per tematiche, le donne, i fiori, gli animali, i castelli, i paesaggi, i personaggi, le navi, i velieri, i treni. Che bello. Io posseggo un centinaio di pannelli fatti con doppioni delle etichette che espongo quando vengo chiamato in qualche manifestazione vinicola o qualche fiera agricola, che conosco magari gli organizzatori, mi chiedono di andare a esporre questi quadri e io arrivo lì con questi quadri e sono fatti per tematica. Ripeto, ne ho quasi un centinaio che tengo lì in un magazzino e quando è l'occasione vado, eccetera. Noi un tempo, proprio l'associazione era ospite fissa al Vini Italia a Verona, e io per 2 anni sono riuscito a esporre i quadri al Salone del Gusto a Torino. Che bello! Quindi, complimenti, veramente. L'importante è non trasformarlo in un lavoro, deve essere un gioco. Dobbiamo divertirci facendo questo. E allora si va avanti tutti assieme e in amicizia. Se diventa lavoro comincia a esserci gli interessi privati. Dobbiamo giocare. Si gioca con un pezzo di carta che per qualcuno ha dei valori inestimabili. Io ho un'etichetta che era appartenuta, nel senso che il maresciallo Pétain aveva iniziato a fare il vino all'epoca dell'occupazione della Francia, poi l'anno dopo la Francia è caduta, lui è stato arrestato e io sono riuscito a entrare in possesso di quelle etichette lì. Sono 2 o 3 etichette, per me sono un valore inestimabile, magari non hanno alcun valore in moneta, ma per me hanno un valore storico. Allora Franco, visto che stavi dicendo che l'importante è divertirsi, sì. E non puoi dire che tu non ti stia divertendo qui su Radio Perbacco, mi auguro. No, anzi, veramente, perché voi devo ringraziarvi perché ci date l'opportunità, non a me, ma all'associazione, di poterci far conoscere. No, io sono convinto. Ma noi andiamo oltre, Franco. Noi vorremmo dedicarti, a te come presidente, a LICEV ovviamente come associazione, vorremmo dedicarti un appuntamento periodico su Radio Perbacco. Se vorrai. Va bene, certo. E magari ci racconterai di qualche etichetta, di qualche storia bella, e magari l'etichetta la possiamo mandare sul nostro sito, se vorrai, ovviamente. Va bene. Magari anche altre volte potrebbe intervenire qualche altro collezionista. Certo. A Roma ne abbiamo un paio che sono eccezionali. Radio... Penso che mi stia ascoltando in diretta. Allora lo salutiamo. No, a Roma abbiamo... Lo salutiamo. Claudio Giurgola. Claudio?
Claudio Giurgola di Roma, ma poi permettimi di salutare il mio segretario che è a Belluno, Giuseppe De Battisti, e l'altro segretario, quello che si è ritirato, Giacomo Prato, che sono stati veramente, io ho lavorato con tutti e due, devo dire che sono due persone, perché penso che noi facciamo le riunioni, i consigli direttivo via internet, perché non essendo tutti della stessa zona, certo, quindi, più facile. Veramente sono due persone che prima uno e poi l'altro stanno lavorando per l'associazione, veramente stanno collaborando. Io ti dobbiamo salutare, perdonami, perché siamo in ritardo, abbiamo altri ospiti, ma tanto ci hai promesso che ci risentiremo. Certamente, certamente. Grazie a voi dell'opportunità che ci avete dato. No, grazie a te. Franco Mantello dell'AICEV, grazie. Luca, ma guarda che carina, ma è carina, raccontano forte, una ma storia. Non ci ho mai pensato, no, neanche io, nonostante le centimigliaia di bottiglie che puntualmente facciamo fuori ogni un paio di giorni,
Non ci ho mai pensato che l'etichetta potesse, non celare, ma raccontare un periodo, un fatto, un evento.